L'Europa ha due pesi e due misure sulla questione dei fondi per il salvataggio delle vite umane? Credo che certe discussioni siano venute a noia ormai a chiunque abbia un minimo di ragionevolezza. Per mesi l'Europa ha fatto finta di non vedere quello che stava accadendo nel Mediterraneo. Ha fatto finta di non vedere il dramma di bambine, bambini, donne, uomini che sono stati lasciati nella solitudine e soltanto l'Italia ha lavorato per dare una mano. Poi finalmente, dopo la nostra insistenza, si sono resi conto che questo problema è un problema enorme, abbiamo iniziato ad affrontarlo e giustamente ci è stato chiesto un atto di solidarietà perché il problema oggi che viene dalla Turchia è ancora più grande, almeno in termini di numeri di persone che arrivano. Dunque noi daremo il nostro contributo per risolvere la questione che pone la Turchia. Certo, scappa, se non fosse una cosa seria, scapperebbe da ridere a pensare che si vuole operare una distinzione tra i morti nel Mar Egeo e i morti nel Mar Tirreno, però credo che siccome la questione è molto seria, non ci sia tempo da perdere. Noi da parte nostra siamo qui oggi in Ghana, siamo stati stamani mattina in Nigeria, lavoriamo per creare occasioni di sviluppo in questo territorio perché ci siano meno cittadini che rischiano la morte, meno fratelli e sorelle africane che lasciano la propria terra per venire da noi. Quindi lavoriamo in modo serio, strategico, partendo dal grande ideale europeo. Dispiace vedere l'Europa in mano a polemiche del tutto assurde e pretestuose, ma per quello che ci riguarda noi siamo l'Italia. Sappiamo che cosa ha fatto l'Italia in questi anni nel Mar Mediterraneo e non solo, e continueremo ad avere i nostri valori di civiltà, i nostri valori di idealità. E contemporaneamente continueremo a combattere per un'Europa che non sia dettagli e banalità tecniche, ma sia ideali e passione, con lo spirito di Ventotene, come l'abbiamo chiamato, nell'isola che aveva visto il grande manifesto del Altiero Spinelli. Noi alle polemiche dei burocrati di Bruxelles non ci prestiamo più, facciano pure quel che credono, noi andiamo avanti sapendo che dobbiamo rispondere a delle donne e degli uomini che muoiono in mare, e non a dei proclami che arrivano da Bruxelles. Presidente, lei ha parlato di un patto di umanità, che è anche più importante di un patto di stabilità. Questo però potrebbe esporre l'Italia, cioè chi dice davanti all'Europa, di fronte a una procedura di infrazione. Addirittura l'Europa è riuscita ad aprire una procedura di infrazione contro l'Italia perché quando salviamo le persone, secondo loro, non prendiamo le impronte digitali, cosa che peraltro è falsa. Però questa sembra quasi una trama di Kafka, una storia assurda. Io dico agli italiani che noi abbiamo da continuare a fare il nostro lavoro, da garantire la sicurezza nelle nostre strade, da lavorare perché le nostre aziende tornino a sorridere, cosa che sta accadendo, i dati che stiamo vedendo sono dati positivi, finalmente dopo tanto tempo. In tutto il mondo chi pensa all'Italia pensa a un paese carico di valori e di umanità. Se l'Europa vuole seguirci su questa strada è la benvenuta, se sceglie un'altra strada non saremo noi a rincorrerla, le stiamo dicendo che questo atteggiamento è sbagliato, ma se a fronte di tutto quello che ha fatto l'Italia la risposta è aprire una procedura di infrazione contro di noi, beh, siamo veramente al paradosso e al non senso. L'Italia continua a fare la sua parte, decisa, forte, siamo un grande paese, anche girando, noi siamo qui 48 ore, ma girando tre paesi ti rendi conto quanto bisogno ci sia di un paese come l'Italia, dei valori che rappresentiamo. Le polemiche lasciamole a chi ha tempo di farle, noi dobbiamo lavorare per il bene dell'Italia e dell'Europa, di un'Europa che merita di più rispetto a quello che stiamo vedendo in queste ore. Senta, ma questa distinzione...